Oggi sono qui con l'amico Daniele Pepe, vi andremo a spiegare quella che è la pesca sia a galla che a terra nel carpodromo. Quindi affronteremo questa sessione di pesca e in corso d'opera vi daremo dei consigli. Dani, partiamo subito a galla? Subito aggressivi. Passiamo subito aggressivi a galla e, come ho detto prima, in corso d'opera vi daremo tutti i suggerimenti, tutti i dettagli tecnici. Andiamo a spiegare quella che è la pesca a galla. Abbiamo affrontato questa prima oretta più o meno di sessione di pesca a galla su una profondità di circa dai 20 ai 40-50 centimetri, quindi stavano abbastanza alti nello strato superficiale. Consiglio che vi do se vi volete approcciare a questa pesca, che è divertentissima e poi anche soprattutto nelle gare è molto produttiva nel periodo estivo. Tutto controllare la fase dei bigatti, ovvero noi oggi qui abbiamo la possibilità di dare anche pellet. Il fatto della fionda e le frequenze, ricordatevi sempre questo, che meno bigatto ci sta nella fionda e più frequenza si alza, diciamo, a livello di fiondata, e più i pesci vanno in frenesia e si mettono sugli strati superficiali. Più la cadenza è minore e noi andiamo a mettere magari anche qualche bigatto in più nel cestello e regolarizziamo la cadenza, li cerchiamo di portare ad una certa profondità. Io oggi ho fatto questa scelta, cercare di metterli in frenesia quando arrivavano i pesci sotto per avere continuità sempre nelle mangiate, e ridavo una fiondata leggermente più piena, i pesci si rischiacciavano, quindi non andavano tanto in frenesia, che ci sta il problema pure da attaccarli addosso e quindi poi si possono slamare. Così avevo, diciamo, più frequenza di pesce. Quindi quello che vi posso consigliare sono le frequenze dei bigattini. Quindi meno bigatti ci stanno e più è alta la frequenza, più tendono a salire per una competizione alimentare. Più la frequenza scende e aumentano anche i bigatti nella fionda, e più naturalmente si possono stabilizzare leggermente più profondi, invece che a 20-30 cm a 60 cm, però possiamo avere più regolarità sulla pesca. Poi anche quando entriamo dentro l'acqua, tenere leggermente la canna trasversale, perché almeno possiamo battere la lenza, e questa battuta della lenza, naturalmente i pesci a galla sono incuriositi e tutto, vanno subito vicino al nostro bigatto e quindi possiamo avere subito la manciata. Ultima cosa, sempre fondamentale nella pesca a galla, cercate di andare in controtempo. Che cosa significa? Prima di entrare dentro fiondate e poi entrate dentro, entrate sempre dentro la rosa, mai col galleggiante fermo e fiondarci sopra, quindi stare statici, perché andrebbero sui bigatti e ci abbiamo più rischio di attaccarli addosso. Quindi sempre, come lo chiamo io, in controtempo, ovvero fiondo e entro dentro, fiondo e entro dentro. Se fiondo, automaticamente alzo la lenza e gli ricalo dentro. Questi, diciamo, che sono consigli base
per un'ottima pescata a galla. Poi naturalmente allenamento, perché bisogna coordinare tutti i movimenti, soprattutto quando si alzano le frequenze e si riescono a fare in 4 ore anche più di 200 pesci, perché magari sono carassiotti o carpe non grosse, allora lì poi bisogna avere allenamento per far coordinare tutti i movimenti. Questi sono i miei consigli per una buona pescata a galla. Qui andiamo a spiegare le due lenze che ho usato oggi, una lenza sui 45-50 cm e una lenza sui 25 cm. La lenza su 25 cm l'ho fatto sul flapping kit, il kit Ghost, e però il kit mono, ovvero noi così abbiamo, abbiamo il vantaggio di avere un kit corto che si innesca sul quarto pezzo, però è 1,80 m, anche perché più alza la frequenza e più dobbiamo accorciare il lasco, e questo è un kit lungo 1,80 m che si innesta, come ho detto, sul quarto pezzo. Il kit a due pezzi classico si innesta anche sul quarto pezzo, e però naturalmente è 2,80 m, 1 metro più lungo. Qui ho fatto una lenza da 50 cm con un pallino dell'11, una lenza diretta, un amo del 16 e con un finale il pallino l'ho messo a circa 20 cm. Quest'altra lenza del flapping invece a galla 25 cm, soltanto finale a sbattere la lenza. La pescata sul fondo l'abbiamo affrontata con grammature 0,30 e 0,50, fiondando soprattutto quasi esclusivamente mais, quindi pochi chicchi, diciamo questa qui è la frequenza dei chicchi, cercando di dargli il più preciso possibile sul galleggiante. Ci siamo aiutati ogni tanto con una fiondatina di pellet, che comunque sia ne sono ghiotti i pesci. Non abbiamo dato bigatti, anche perché ci sono pesci in movimento a galla anche, quindi quando abbiamo affrontato la sessione sul fondo abbiamo cercato di dare solo mais e qualche pellet. Le grammature a seconda dell'acqua vanno da 30, 40, 50, 75, una lenza corta, 2, 4, 5 pallini al bulk in 20 cm, leggermente aperte, finale da 15, in questo caso io ho usato un amo del 16, e quello che dobbiamo curare è, dobbiamo cercare di mandare i pesci in competizione, però dobbiamo cercare di cadenzare bene la pasturazione, quella che è col mais, col pellet, o addirittura ci possiamo aiutare anche con delle palline di colla, però di non dare magari bigatti sfusi o farsi prendere la mano dalla fionda, perché l'estate comunque sia ci sta il problema che il pesce viene sollevato, quindi va sugli strati superficiali, poi potrebbe prendere il corpo della lenza, si fanno più lisci, quindi cercare di raccogliere il più possibile. Questo qui è il mio consiglio per pescare
d'estate nei carpodromi, quindi galleggianti 30-75, lenza corta, finale corto e starci sempre lì. Importantissimo è l'appoggio, io cerco quasi mai di non appoggiare, quindi raso fondo, da raso fondo a un dito un pochetto più appoggiato. Ah, ecco, questa ve la posso dare di consiglio di dritta. Quando voi tarate il galleggiante, l'ultima parte della taratura lo fa il chicco di mais. Perché? Perché magari la stina sta leggermente fuori. Quando noi ci rendiamo conto che il chicco di mais, comunque sia, c'è un peso, si porta leggermente giù la stina, vuol dire che stiamo tocca e non tocca, e quindi quando la carpa va ad aspirare il chicco di mais, noi non dobbiamo ferrare, alziamo come se fosse leggermente la lenza e parte l'elastico. Quindi questa qui anche è un'accortezza di pescare raso fondo, e quindi il chicco va a tarare il galleggiante. Poi in certe circostanze possiamo appoggiare anche di più, perché può essere il vento o per altre circostanze. Quindi diciamo che questi sono semplici consigli per affrontare una sessione di pesca sul fondo in carpodromo. Vi abbiamo dato dei consigli per pescare sia a galla che a fondo nel carpodromo. Oggi col compagno Daniele ci siamo divertiti, no Dani? Sì, una pescata molto proficua. Una pescata molto proficua in tutte e due le tecniche di pesca. E come vi ripeto, spero che siano stati utili questi consigli. Fateci sapere il vostro riscontro su queste tecniche di pesca.